Pedro, Mascaro, Scalon, Bernardi, Curcio, Foderaro, Spano e Amen. Qua sotto l'erba, bisogna fare attenzione Pedro, ecco il pallone si è praticamente fermato sulla pozzanghera d'acqua. Sulla pozzanghera arriva Bernardi sul pallone, Bernardi entra in area, cerca di superare l'avversario, finisce a terra, l'arbitro lascia proseguire. La palla passa Foderaro, Foderaro allarga, vediamo Spano in area, cerca di liberarsi, allarga dall'altra parte, però De Fazio non ha un buon controllo. Pallone lungo di corno, toccato di testa da Mascaro, entra in area e questo tiro la riperde ancora la Vigor, palla per Foderaro, Foderaro per Spano, Spano palla filtrante e l'uscita. Vediamo De Fazio il cross, l'uscita del portiere con i pugni, Pedro dalla distanza, la conclusione, il palo e poi ci ha provato Nico Spano, allarga per Pillella, dentro per Spano, palla messa al centro, palla messa in aria, vediamo verso, no, poteva tirare al volo. Mette palla in mezzo, l'uscita di corno. Ancora Mascaro, Mascaro. Vediamo, mette in mezzo al volo. Grandissima occasione per la Vigor Lamezia. E finisce qua, finisce il primo tempo. Il punteggio di 0-0 tra Vigor Lamezia e Paolano. Si ricomincia a giocare al Guido d'Ippolito, la parabola, c'è un colpo di testa con palla che finisce out, pronto a battere, la palla per la girata per Amendola, la palla in area, la conclusione, la parata del portiere, pallone di Spano sul secondo palo alla che finisce alta, palla messa in area, la rovesciata, doppia occasione per la Vigor, Amendola mentre si accendono le luci, Villella, 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 mette dentro per il vantaggio della Vigor Lamezia al Guido d'Ippolito, Vigor Lamezia 1, Paolana 0, rete di Villella. Secondo tentativo è andato a segno Villella, ci aveva provato solo pochi secondi prima. Rete, rete della Vigor Lamezia che sblocca finalmente questa partita, si accendono anche le luci. Fa viaggiare Spano, Spano per Flavio Verso, Flavio Verso si accentra, no, non c'è entrato, cercherà il lancio lungo in area e c'è ottimo, questa grande parata, grande risposta di Columbro della Vigor Lamezia, bisogna tirare avanti, forza, non c'è il portiere, non c'è il portiere. Silvagni, 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 e tira, 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 tira. L'arbitro guarda il cronometro e fischia la fine. Finisce. E fischia la fine. Finisce qua 1-0 per la Vigor Lamezia con la rete al 25° del secondo tempo di Vincenzo Villella. 0 alla prossima.